Vocale è ufficialmente diventato il sindaco di San Nicandro Garganico, città in cui l'alleanza Movimento 5 Stelle PD ha funzionato tanto da assicurare la vittoria al proprio candidato al primo turno. Oggi la proclamazione ufficiale a Palazzo di Città. Sindaco Matteo Vocale, missione compiuta qui a San Nicandro. Beh sì, missione compiuta, la città ha scelto in maniera piuttosto chiara e adesso tocca a noi non deludere questa scelta. Allora quali sono i prossimi step, i prossimi obiettivi? Beh, intanto abbiamo da affrontare una situazione Covid che va aggiornata, ci sono delle novità che renderemo pubbliche tra qualche ora e poi chiaramente l'impegno sarà entrare subito all'interno della macchina amministrativa per cominciare a vedere il da farsi, ci sono tante incombenze soprattutto sui servizi ai cittadini. In più San Nicandro Garganico è in un circuito importante, quello del Parco del Gargano. Sì, certo, fa parte del Parco Nazionale del Gargano. Stamattina ho avuto la telefonata di auguri del Presidente Pazienza e ci siamo già dati impegno di vederci al più presto anche per ragionare delle incombenze di quell'ente che attengono anche i sindaci, chiaramente. Un'ultima domanda, qual è stato il segreto del suo successo? Beh, il segreto del nostro successo è stato, secondo me, costruire un'alleanza larga, fatta di compagini che intendono la politica in un certo modo e soprattutto poi aver presentato ai cittadini un programma ambizioso ma allo stesso tempo fatto, diciamo, di cose normali per far tornare San Nicandro una città normale. Un risultato importante a San Nicandro grazie all'impegno anche di Maria Luisa Faro, insomma diventate quasi un modello per l'alleanza che funziona. Beh, è un risultato soddisfacente soprattutto perché abbiamo creduto in tanti in questo progetto e oggi raccogliamo i frutti, abbiamo seminato bene e la mia soddisfazione ovviamente principale è quella di aver finalmente il Movimento 5 Stelle all'interno del Consiglio Comunale. Ed è un lavoro che abbiamo portato avanti da anni e finalmente oggi abbiamo questo risultato. L'abbiamo avuto insieme all'alleanza con il Partito Democratico e altre due liste civiche come Forza San Nicandro e Rinascita San Nicandrese. Insomma, adesso tanto impegno, tanta responsabilità, da che cosa si parte? Beh, sicuramente si partirà di nuovo dalla gestione della situazione Covid che in questi giorni ci sta un po' preoccupando. Poi ci sono tantissime cose da fare. Io dato come ovviamente che sia giusto la mia disponibilità e quindi spero di essere utile, di essere un cardine che possa sicuramente portare beneficio al paese anche attraverso tutti i finanziamenti ministeriali e altro che potranno diciamo nel tempo presentarsi, ecco. Non alzare la voce, essere vicini ai cittadini, forse sono state queste le due chiavi importanti che hanno portato al successo. Sì, io molto spesso in questa campagna elettorale mi sono sentita dire: ma che fai? Da onorevole fai il volantinaggio? E perché? Io voglio stare in mezzo ai cittadini, io voglio ascoltare. E in questi giorni ho sentito anche, diciamo, critiche, ma anche tanti complimenti. Ed è giusto che un deputato della Repubblica scenda in mezzo ai cittadini, proprio per capire. Questo secondo me che ha dato anche uno slancio in più alla campagna elettorale. Siamo stati in mezzo ai cittadini sempre, ovviamente con le dovute precauzioni a causa del Covid, però è stato bello ascoltarli, è stato bello scambiare tantissime parole con loro per capire cosa volevano per la loro San Nicandro.